Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui perché voglio intrattenervi raccontandovi una storia davvero agghiacciante. È un racconto che avrebbe addirittura ispirato il film horror Le colline hanno gli occhi. E secondo alcuni, anche in questo caso, si tratterebbe esclusivamente di una leggenda, altri invece hanno trovato riscontro nella documentazione dell'epoca e giurano e spergiurano che si tratti in realtà di un racconto reale. Oggi sto per raccontarvi la storia di Sonny Bean e della sua famiglia di cannibali. Quindi direi di non perderci in chiacchiere e di cominciare subito. Secondo la documentazione dell'epoca, Sonny Bean nacque tra il XVI e il XVII secolo in Scozia. Riguardo alla sua famiglia non abbiamo molte informazioni. Sappiamo però che suo padre era uno scavatore di fossi e un potatore di siepi. E nel corso della sua vita aveva anche cercato di insegnare qualcosa a suo figlio per indirizzarlo al suo stesso lavoro. Ma Sonny Bean ben presto si accorgerà che, beh, quel lavoro non faceva per lui. Non aveva in realtà nemmeno nessunissima voglia di guadagnare onestamente del denaro, come adesso vedremo. E quindi, dopo qualche anno, dopo aver conosciuto una donna, Agnes Black, decise di trasferirsi con lei, di abbandonare così di punto in bianco la sua famiglia e i due andarono via. Lei abbandonò la sua famiglia, lui abbandonò i suoi genitori, partirono senza dire niente a nessuno. Lui voleva cambiare vita, non si ritrovava in quella routine, non voleva lavorare con il padre e non voleva nemmeno in ottica futura continuare a fare quel lavoro e a guadagnare soldi in quel modo. Agnes e Sonny erano due individui che avevano tantissime cose in comune, tante passioni, ma anche perversioni. Erano una coppia davvero tanto affiatata e decisero, una volta fuggiti dalle loro famiglie, di andare a vivere in una caverna. E i due, proprio in questa caverna, vissero per 25 lunghi anni, senza avere mai nessun contatto con la civiltà esterna. Per quanto riguarda la caverna, questa era profonda quasi 200 metri e addirittura quando c'era l'alta marea, l'acqua bloccava l'ingresso in questa caverna. Non si sa con precisione di quale caverna effettivamente si parla, ma alcuni pensano che si tratti della Bunnan Cave. Quindi a quanto pare, secondo alcuni, fu proprio lì che i due cominciarono a vivere. Sicuramente qualcuno di voi a questo punto si starà chiedendo: beh, sono andati a vivere in una caverna senza nessunissimo contatto con la civiltà esterna. Come facevano a vivere? Prima di scoprire la loro fonte di sostentamento, devo dirvi che i due, come tra l'altro vi dicevo anche poc'anzi, erano una coppia molto, molto affiatata. Ebbero molti figli, 8 maschi e 6 femmine, che nel corso degli anni cominciarono ad accoppiarsi perché fondamentalmente vivevano soltanto loro in quella caverna, non c'erano persone estranee. Quindi anche i figli purtroppo crebbero in questa caverna con questa concezione un po' anche malsana della sessualità. E generarono tantissimi nipoti, nipoti che furono generati appunto da rapporti esclusivamente incestuosi. Generarono infatti 18 nipoti maschi e 14 nipoti femmine, quindi a quel punto era una famiglia davvero, davvero molto, molto grande. Si parla di 48 individui. E tutti generati comunque da rapporti incestuosi. Secondo alcune leggende, molti di questi bambini nacquero purtroppo con delle malformazioni. Diciamo che la storia si va un po' a discostare
da quella che è la trama del film, perché nel film la famiglia in questione, non vi farò spoiler perché se non l'avete visto e magari vi va di guardarlo, di certo non sarò io a rovinarvi il film, ok? Però ecco, nel film, per esempio, la famiglia in questione, che a quanto pare ha preso proprio ispirazione da Sonny Bean e dalla sua famiglia, erano, per esempio, avevano queste malformazioni, per esempio, a causa delle radiazioni. Qui invece queste leggende ci parlano di bambini che nascevano con delle malformazioni a causa di questi rapporti incestuosi, con delle malformazioni o comunque anche con delle problematiche. Loro non avevano nessunissima voglia di lavorare e quindi cos'è che facevano? Di giorno vivevano lì tranquilli nella loro caverna, mentre di notte organizzavano delle trappole, delle imboscate. E attaccavano poveri malcapitati che erano lì di passaggio. Agivano di notte, ovviamente, per non essere visti, per passare inosservati, per non destare nessun sospetto. Attaccavano le loro vittime, le uccidevano per poi rubare tutti i loro averi. Successivamente i corpi venivano trascinati fino alla caverna, fino alla loro casa e qui venivano smembrati, cucinati e divorati da tutti i membri della famiglia, grandi e piccoli. La carne umana era la loro principale fonte di sostentamento. E tra l'altro, nel momento in cui catturavano un povero malcapitato, non lo consumavano tutto all'istante, anzi, prendevano magari da parte alcuni pezzi per conservarli in salamoia, che sarebbe una specie di mistura di acqua e sale. Mentre gli scarti, quelle parti del corpo umano che proprio non piacevano a nessuno, li disperdevano, per esempio, lungo le spiagge o in altri luoghi molto nascosti. Le persone che vivevano nei villaggi vicini a quella caverna ad un certo punto cominciarono a denunciare la scomparsa di tantissime persone. Addirittura si organizzavano in gruppi per andare a cercare questi individui e molto spesso nelle loro ricerche si imbattevano in pezzi di carne umana. Qualcosa di molto inquietante stava accadendo, ma nessuno sospettava dei 48 assassini cannibali che vivevano nella caverna. Nessuno sapeva dove Sonny Bean era andato a vivere, ma nessuno comunque poteva nemmeno lontanamente immaginare di questa famiglia che viveva lì e che per mangiare o comunque vivere, anziché andare a lavorare, si mettevano ad uccidere e cucinare persone. E quindi cosa accadde in questi villaggi? Che le persone cominciarono a colpevolizzarsi e giustiziarsi a vicenda. Molti innocenti ingiustamente furono giustiziati e purtroppo persero la vita, abbandonando le loro famiglie, i loro figli. Quando in realtà in tutto quello schifo, in tutto quello scenario macabro non avevano nessunissima colpa. Però ripeto, nessuno sapeva dell'esistenza della famiglia Bean e quindi nel villaggio è ovvio che tutti guardavano tutti con occhi sospettosi. Ma quando si accorsero che effettivamente sì, le persone venivano giustiziate, ma i resti di carne umana venivano comunque ritrovati e che addirittura le persone continuavano a scomparire, beh, lì cominciarono a fare qualche passo indietro perché capirono che questo mistero non era assolutamente, no, stato risolto. E il fatto che le persone continuavano a sparire nel nulla, nonostante i vari individui giustiziati, beh, questo era un segno che stava ad indicare il fatto che non avevano preso il colpevole, il reale colpevole. Alcune volte, per esempio, i sospetti cadevano sui proprietari di locande perché? Perché questi individui che poi scomparivano nel nulla venivano visti, per esempio, per l'ultima volta in queste locande, all'interno di queste locande. Però anche qui molti si organizzarono in gruppi e nelle stesse locande non fu mai trovato nulla.
nessuna traccia di sangue, nessun effetto magari personale di queste persone. Queste persone sembravano semplicemente, ecco, svanire così nel nulla. La svolta si ebbe una notte apparentemente come tutte le altre, quando la famiglia di Sonny Bean si stava preparando per andare a caccia di umani. Quella notte assalirono una coppia di coniugi che stava tornando a casa da una fiera. Alla donna fu immediatamente tagliata la gola, ma l'uomo oppose resistenza ai membri e ai componenti della famiglia Bean e cominciò ad urlare. Diciamo che nel divincolarsi dalla loro presa, nel combatterli, perché tra l'altro l'uomo aveva anche con sé una spada e una pistola, quindi effettivamente cercò di difendersi. E il rumore addirittura richiamò all'attenzione alcuni degli abitanti del villaggio vicino, che subito cominciarono a correre verso l'uomo e la famiglia Bean, o meglio i componenti che quella notte erano usciti per andare a caccia di umani. A quel punto, visto che altri stavano giungendo per non farsi scoprire, perché vi ricordate, loro agivano di notte proprio per passare inosservati, scapparono via, fuggirono. Ma anche se quella notte i componenti della famiglia Bean fuggirono, ormai la verità era venuta a galla. Quelli erano i colpevoli. E per trovarli e dare loro la caccia, lo stesso re Giacomo all'epoca riunì 400 uomini e li mandò proprio ad ispezionare o comunque a fare delle indagini nelle vicinanze, proprio anche vicino a queste caverne. E gli uomini erano tra l'altro dotati di mute e anche cani. E dopo molti giorni di ricerca, perché comunque ci vollero parecchi giorni, riuscirono a trovare la caverna dei Bean, con all'interno tutti i componenti della famiglia e tantissimi resti umani. E riuscirono a trovare questa caverna proprio grazie ai cani che erano riusciti a fiutare l'odore della carne. Quel giorno, quando questi uomini mandati dal re Giacomo entrarono nella caverna, sorpresero la famiglia Bean mentre era intenta ad affumicare carne umana. E da una parte, fortunatamente, visto che proprio grazie a questo odore i cani sono riusciti poi a portare gli uomini di Re Giacomo proprio lì all'interno della caverna e furono sorpresi tutti quanti lì dentro. Quindi questo ci fa pensare che effettivamente sono andati a catturarli di giorno, perché vi ricordo loro di giorno erano sempre lì all'interno della caverna e furono sorpresi proprio mentre stavano affumicando parti di corpi umani. Furono tutti quanti catturati e condotti nel carcere di Edimburgo. Tutti i componenti della famiglia furono direttamente giustiziati, quindi non ci fu nessunissimo processo, le cose erano chiare e quindi furono direttamente giustiziati e furono uccisi attraverso una morte molto molto lenta. Agli uomini furono tagliate mani, piedi e genitali e furono lasciati così a morire proprio dissanguati. In tutto ciò, i bambini e le donne della famiglia Bean dovevano assistere alla morte di questi uomini e in più poi tutti quanti loro, tutte le donne e tutti i bambini furono bruciati vivi. Una leggenda ci racconta che nel corso della loro vita in questa caverna, una delle loro figlie decise un giorno di andarsene e di rifugiarsi proprio in un villaggio lì vicino. In questo villaggio lei, diciamo che cercò di rifarsi una vita e un giorno piantò un albero. Attenzione a questo dettaglio. Lei piantò un albero e quando comunque venne a galla la storia della famiglia Bean, di Sonny Bean, di questi 48 cannibali, la gente in quel villaggio dove la donna si era rifugiata cominciò a collegare i puntini e scoprirono la vera identità della donna, che fu poi successivamente impiccata allo stesso albero che lei aveva piantato dai
no? Dalla gente che viveva proprio in quel villaggio e che fu veramente colpita in negativo da tutte, no? Quelle atrocità, anche perché molte di quelle persone avevano perso figli, i loro figli erano stati mangiati da quella famiglia, così come anche i loro mariti, le loro mogli, i loro parenti, familiari, amici, insomma, erano veramente furiosi. E quindi decisero, secondo questa leggenda, di impiccare anche l'ultima componente della famiglia Bean. Le loro vittime furono più di 1000. E devo dire che in 25 anni, no? Vivere 25 anni in una caverna, questo numero non mi stupisce affatto, ma è un numero più di 1000 persone che fa davvero venire i brividi. E questa era la storia di Sonny Bean e della sua famiglia di cannibali. Conoscevate già questa storia? Avete mai guardato il film Le colline hanno gli occhi che si è ispirato a questi fatti? Fatemi sapere cosa ne pensate, io vi do appuntamento alla prossima, spero di avervi tenuto compagnia e di non avervi annoiati. Vi mando un abbraccio e ci vediamo al prossimo video.